Stavo controllando un attimo le abilità dalla parte dell'Araldo e ho notato in realtà che Inarrestabile non è così male come abilità. Non è male perché uno c'ha questa abilità che ti fa fare il doppio dei colpi finché questa è attiva, ma in più ti aumenta il colpo critico e se vai da questa parte altro colpo critico. In sostanza potrebbe essere un'ottima abilità, ma si sono sbloccate le due abilità di livello 20. Vediamo. Frenesia, morte, attinge le proprie riserve di colla per attaccare i nemici. La frenesia aumenta la potenza tanto maggiore quanto la colla è disponibile. 92 punti di colla per proiettile, infligge 92 per proiettile. Non ho capito. E questa invece? La forma di morte esplode in un tornado di detriti e frammenti di vecchie ossa, distruggendo i nemici intrappolati nel vortice. Costa minchia quanto. Dura 4 secondi, infligge 110 di danno ogni 0,2 secondi. La folla di tempesta infligge 1600 punti di danno. Ok, questa qui sembra più interessante di questa qua. E ti dirò che sarei interessato a prenderla. Molto quasi più interessato di avere questa perché non la uso quasi mai. Questa abilità è utile per sfuggire magari a un colpo grosso di nemici, ma ultimamente non la sto usando mai. Quindi, appena possiamo andare da Vulgrim, a questo punto direi di andarci. E visto dove siamo ad ora, direi quasi che potremmo andarci anche adesso. Fammi un attimo rivedere la mappa. Allora, qua la strada è tutta dritta, ma non ho idea se qua possiamo tornare. Ok, sì, possiamo tornare qui, perfetto. Andiamo un attimo da Vulgrim. Ci azzeriamo nuovamente tutte le abilità, togliamo quella lì veloce e mettiamo quella offensiva. Ciao Vulgrim. Sai che quasi sono quasi tentato da prenderla, però per adesso prendiamo l'azzeramento. Allora, rimettiamo tutti i punti. I mangiacadaveri sono fondamentali. Poi, stavolta, puntiamo a questo. Vorrei dare un punto anche a questa qui per vedere quanto danno nell'effettivo fa. E anche questa aumenta di livello. Non so. La Madonna. Sblocca l'abilità finale di uno degli alberi. E se non sbaglio, ce n'era anche un'altra che era sblocca tutte le abilità. Tipo, la vedo un po' difficile, ma ehi. Poi aumentiamo la probabilità di colpo critico. Aumentiamo la probabilità di fare un doppio colpo. Aumentiamo la quantità di colpo critico. E andiamo un po' anche dallo scudo. Ecco qua, ci rimangono 4 punti. Aumenterei ad entrambi il tempo. Ho tolto il danno da fuoco e il danno esplosivo, anche se in realtà un punto a questo qua da fuoco io glielo metterei. Glielo metterei perché è danno extra che loro creano e loro mi ricaricano. Anzi, addirittura ne farei due io. Farei 2 punti e aumenterei di 1 secondo entrambe queste due. Dai, sono punti che ci danno, sono punti assolutamente che ci danno loro. Però per ogni attacco dei mangiacadaveri c'è scritto, e questo è considerato attacco singolo? Non lo so, va bene, mi voglio fidare di me stesso e facciamo così, uno e uno. Allora, questa qui la mettiamo su L1 triangolo, questa qui L1 quadrato, questa qui L1 cerchio e questa qui L1X. Sostanzialmente non è cambiato niente per quelle due a destra, ma per quelle due a sinistra. E vorrei provare subito quella lì del tornado appena troviamo un nemico. Torniamo alla cittadella d'Avorio e rieccoci finalmente alle fontane. E ora possiamo entrare in acqua senza problemi. C'è qualcosa di nascosto qui? Strano ma vero no? Peccato. Un portale, eh? Non mi sorprendo più di nulla ormai. Una reliquia e tu got. Carichiamo il portale sia sotto che sopra. Uno e due. Vai, sparami. Fantastico, dove siamo? Dobbiamo arrivare là sopra. Come arriviamo là sopra? Con quel portale. Allora, disattiviamo questo qua. Riattiviamo questo qua potenziandolo. E spariamoci dall'altra parte. Ci siamo? Aspetta un secondo. Cosa c'è là dentro? Disattiviamo questo, anche se mi dovrò rifare tutto il percorso, purtroppo. No, ecco qua. Anche se so già che mi dovrò rifare tutto il percorso. Viola? Blu forse? Blu. Ok, ci siamo andati vicinissimi.
Finalmente possiamo passare dall'altra parte e salire sempre più in alto. Siamo quasi in cima. Questa zona mi sa tanto di boss fight. La morte è vicina. Affrontami, mietitore. Va bene, ti affronto. Ulla, che male, becca di questo. Madonna mia. Allora, proviamo un attimo. Niente, non possiamo provare nulla. Non vedo, che succede? Ah, donna, ho già capito. Allora, aspetta. Prepariamolo. Già per dopo. A parte che... sto stronzino fa un sacco di danno. Dov'è? Aspetta, 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 aspetta che arrivo. No, non ci sono arrivato mai. Aspetta. Dai. Aspetta, provo a lanciarmi. Che sta fa... che fa? Che fa? Non ca... allora. Aspetta. Era facilissimo tirarlo giù. Sì, va bene. Meteorite. Che diavolo vuoi, cavaliere? La chiave. Pietà, cavaliere! Dove si trova? Ti prego. Ti dirò tutto. Ecco, bravo. Fu il caos. Persino il più nobile tra noi perse la testa e impugnò la spada. È accaduto all'Arconte. È accaduto a me. L'Arconte. Fu quella dannata fonte. Avevano ragione a proibirne l'uso. Quello che divide il riflesso devastò la sua mente. La corruzione si propagò da lui. Trasformò questa città in un mattatoio, continuando a professarsi puro. Alla fine, l'Arconte si rifugiò nel Tempio di Cristallo, portando la chiave con sé. Ah! Ottimo! Mortis, un barchiere che combina funzionalità di attacco e difesa in un'unica arma brutale. Sin dai tempi antichi, il Mortis ha difeso il suo proprietario rispondendo alle aggressioni della scarica di energia letale con una strana e punisce l'avversario. Ok, un'arma difensiva in sostanza. L'Arconte ti ha chiamato scriba. Sono Jamer. Un tempo ero capo scrivano, qui nella cittadella d'Avorio. Prendevo nota delle cose passate e presenti e del futuro. E anche del congiuntivo. Perché possiedo la seconda vista. Vedo attraverso gli occhi degli altri. È un dono che pochi angeli tollerano. Anche la guardia degli inferi ha i suoi segreti. Ovviamente. L'Arconte voleva conoscerli, ma ha visto troppo. Che cosa ha visto? Com'è possibile che l'Arconte sia corrotto? Qualcosa di oscuro ha messo radici dentro di lui. Si chiama corruzione. L'ha usato come una marionetta per diffondere l'odio oscuro. Ovviamente. Forse è indicativo sapere che non ci siamo resi conto della differenza. Grazie. Tutta colpa della corruzione? No. Ci fu una battaglia. Riesco ancora a vederla. L'Arconte ha respinto ondate di corrotti. I suoi colpi mandarono la città in frantumi.
Ti prego, comportati meglio della pietra, se lui è nel tuo futuro. Guarda, va bene. A parte che io sta arena non l'ho capita, cioè, che senso aveva avere tutti questi portali se alla fine la cosa importante era questo e uno di quelli in alto qualsiasi. Vabbè, andiamo dall'Arconte. Non ho avuto modo di provare il nuovo attacco. Beh, non ci resta molto da fare. Torniamo dall'Arconte. Però prima vorrei andare a vedere se il nostro amico qua ha qualcosa di nuovo. Ne dubito, però questi guanti non sono male. Certo, spendiamo un sacco. Però questo ha anche danno colpo critico arcano, cioè aumenta anche l'arcano. Però questo aumenta il danno critico. Va bene, dai. Togliamoci quel poco di forza. Che la luce illumini il tuo cammino. Alla fine costa un sacco di soldi, però... Se servi la luce, questa mi sembra che di soldi ne stiamo facendo. Quindi, nuovi guantoni e nuova collanina. Quanto mi dai invece per i miei di talismani? Comunque qualcosa mi dai, però tanto vale che li tengo per livellare gli oggetti. Ma i soldi tanto si recuperano. Dobbiamo salire di sopra. Arconte, dove ti nascondi? Perché mi fai vedere la mappa? Io sono sicuro che sia sbagliata quella cosa. La chiave, Arconte. So che ce l'hai tu. Mia! È un bimbo cattivo lui. Deve essere punito. Lui voleva che distruggessi la chiave, ma io non potevo farlo. Sono sicuro che capisci, cavaliere. Io ho fatto quello che dovevo. Certo. Come no? Ho aperto il pozzo. Ho protetto la chiave dalla curiosità degli altri. E da ma te... non dalla tua. Ma non dalla tua curiosità, immagino. Solo io posso custodire la chiave. Sì, certo. Ma è una volta che tu schivi morte, però, eh. Manco tuo fratello, veramente. Che la luce di tutto ciò che è sacro ti distrugga! Con la bacchetta che io ti ho ridato, eh. Aspetta. Guida la mia mano, creatore. Ok, in questa fase quindi... La luce te lo ordina! Non ho abbastanza cose. Ora sì però. Che male! Via le ali! Non temo alcun male! Certo! Via! Attenzione voi! Per poter rinascere! Ma gli sono apparse delle ali fatte di corruzioni. Madonna mia. Pensavo molto peggio lo scontro. In realtà è stato anche abbastanza equilibrato. O forse no. Ok, non capivo se stava cadendo o cosa, se l'è preso lui. Adesso lo tagliamo con la nostra forma, quanto ci fai? Ovviamente. Io posso abbattere questo nemico. Certo, come no. Addio Arconte, nuova campagna nella tomba di Argul. Ali tarbate. Tra l'altro il signore delle ossa Argul ha perso il proprio trono. Il suo reame è stato strappato dal regno dei morti, separandolo così dalla propria fonte di potere. Da allora fino ad oggi nessuno ha saputo dove si trovasse. Puoi accedere a questo contenuto selezionando campagne aggiuntive dal menu principale. Ok. Chiave dell'angelo. Yes.
E come torno indietro io ora? Uso lo spostamento rapido. E anche in questo giro non ho avuto modo di provare il tornado. Comunque mi sembra che i miei mangiacadaveri mi stiano ridando veramente poca collera ultimamente. Torniamo da Padre Corvo. Devo ancora capire se l'abilità quella lì del tornado sia utile o meno, anche se non abbiamo avuto modo di poterla testare. Però appena troviamo magari un'ondata di nemici, la proviamo. Ehi, sono andato dagli angeli. Quindi hai quasi assolto al tuo compito. Esatto, mi manca l'altra. Posso aprire la via, morte, ma tu devi trovare l'altra chiave. Oh, la che chiave novità. Del demone. Esatto. Sì. Fai molta attenzione. Non c'è che ombra sulla via. Chi l'avrebbe mai sospettato, Padre Corvo? Vai ai confini dell'ombra. Eccoci qua, ai confini dell'ombra.